bandoli della Fondazione Cassa di Risparmio, oltre 1 milione di euro a disposizione del territorio. Cattura di Matteo Messina Denaro, il procuratore Nicolosi, resa giustizia alle vittime. Lavoriamo insieme per combattere l'illegalità nel distretto. A Prato Futuro l'invito di prefetto e forze dell'ordine agli imprenditori. Partono i lavori sulla direttissima, dureranno quasi un anno le interruzioni previste lungo la linea Prato-Bologna. Il giudice sportivo squalifica l'allenatore Brando e 2 giocatori del Prato, pesanti assenze contro il Forlì. Buonasera dal telegiornale di TV Prato. Oltre 1 milione di euro di contributi a disposizione del territorio per promuovere una nuova visione di futuro. L'iniziativa è della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, con un'attenzione particolare ai progetti che puntano su educazione, istruzione e formazione. La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato mette a disposizione per il 2023 1.100.000 euro di contributi da destinare ad associazioni, istituzioni ed enti, risorse che in larga parte verranno assegnate con il bando che sarà pubblicato sul sito dell'ente a partire dalle ore 12 di domani. Tutto questo con uno sguardo ai segni dei tempi, una scelta di prospettiva che la presidente Diana Toccafondi ha affermato con determinazione nel documento programmatico e previsionale del 2023 e che è stata condivisa dal Consiglio di indirizzo. La scelta è quella di ascoltare e dialogare con le realtà del territorio, sostenendo la promozione della cooperazione fra i vari attori sociali e la realizzazione di progetti di partenariato, evitando in questo modo anche la dispersione di risorse. Quest'anno partiamo con questo bando, che è il bando che annualmente la Fondazione ha sempre fatto e che conferma anche quest'anno, però ecco, con questa intenzionalità, come dire, di prospettiva, no? Di prospettiva che si è data alcuni principi fondamentali. Uno è quello di sollecitare il territorio a fare domande, ma sempre con una visione d'insieme sul territorio stesso, cioè quindi incentivando la collaborazione tra soggetti diversi, proponendo progetti che siano progetti con ricadute appunto di comunità. Questo è un po' il nostro intento, quello abbiamo fatto anche con il progetto della comunità educante, cioè quello di sollecitare una comunità di intenti. Questo è un aspetto che sia dal punto di vista del metodo che dal punto di vista dei contenuti ci guida e che ha ispirato anche il documento programmatico e previsionale che abbiamo deciso insieme al Consiglio di indirizzo e che riguarderà tutto il triennio. Sul fronte dei contenuti, priorità viene data al settore dell'educazione, istruzione e formazione, a cui vengono destinate il 40% delle risorse. In particolare, sottolinea Toccafondi, è richiesta attenzione speciale ai giovani, un ambito in cui sempre maggiori e preoccupanti appaiono i segnali di disagio connessi ai fenomeni della povertà educativa, dell'abbandono scolastico e della sofferenza psichica. Matteo Messina Denaro ha avuto un ruolo molto importante nell'ideazione e nell'organizzazione degli attentati come quello dei Georgofili. Così si è espresso il procuratore capo della Repubblica di Prato Giuseppe Nicolosi, che negli anni 90 fece parte del pool di magistrati che indagò sulle stragi mafiose. Nicolosi è intervenuto stamani alla rassegna stampa prima di tutto e stasera sarà intervistato da Dario Zona a intorno alle 9 in onda dopo il TG. Lo ascoltiamo. Vabbè, tanto è stato detto, mi pare che il fatto che un latitante di questo calibro sia stato assicurato alla giustizia è un risultato importantissimo di per sé, quindi applauso, giustizia per le vittime anche se a distanza di anni rispetto ai fatti di strage. Fu lui a decidere anche quello che accadde a Firenze, fu lui a decidere che la base per il Tritolo era Prato? Allora, lui ha avuto un ruolo molto importante sia nella organizzazione esecutiva degli attentati, dell'attentato della strage via Georgofili, sia nella fase ideativa, sia sull'apporto per procurare la base logistica che per l'appunto era a Prato. Sento, un'ultima domanda, procuratore, intanto la ringrazio moltissimo, le volevo chiedere questo, secondo lei la mafia si prepara a cambiare? Ma direi che da quando sono state arrestate gli stragisti e Matteo Messina Denaro era l'ultimo di quella linea strategica, diciamo la mafia era già cambiata, oggi è un altro tipo di
non è più la mafia che si contrappone con le stragi, con l'esplosivo, è una mafia che cerca di fare affari, di investire, di infiltrarsi nei gangli dell'economia. Quindi anche in Toscana. Anche in Toscana abbiamo fatto diverse indagini che dimostrano queste infiltrazioni. Lavoriamo insieme per combattere l'illegalità nel distretto. A Prato Futura l'invito di prefetto e forze dell'ordine agli imprenditori pratesi. Sentiamo com'è andato l'incontro di ieri pomeriggio al Museo del Tessuto. Lavoriamo insieme per combattere l'illegalità nel distretto. Noi siamo pronti a fare la nostra parte al fianco delle imprese nella lotta al sommerso. È un invito aperto alla collaborazione fattiva e a costruire una sorta di patto tra istituzioni e imprenditori, quello lanciato dal neocomandante provinciale della Guardia di Finanza di Prato, Enrico Blandini, durante l'incontro su legalità e sicurezza, promosso da Prato Futura, al Museo del Tessuto, alla presenza del prefetto di Prato, Adriana Cogode, e dei vertici delle forze dell'ordine locali. Un'occasione di conoscenza reciproca tra istituzioni del territorio e comparto industriale, ma anche un momento utile per fare il punto su quanto fatto fino ad oggi in tema di ordine pubblico, criminalità e soprattutto lotta all'irregolarità nel mondo del lavoro. La tavola rotonda, dal titolo L'impresa, presidio di legalità, moderata dal direttore di TV Prato Gianni Rossi, si è aperta con i saluti introduttivi del presidente dell'associazione Marco Ranaldo, che ha sottolineato lo slancio propositivo alla base dell'appuntamento. Il tema della legalità a Prato è un fattore di criticità strutturale perché si riverbera e compromette anche l'immagine di Prato a livello nazionale e internazionale nei confronti dei nostri competitor. Quindi creare un rapporto di relazione, conoscere bene i responsabili e creare un rapporto di fiducia, secondo me, è fondamentale in questo momento. Tanti gli interventi e le riflessioni a tutto campo illustrate alla platea da parte dei vari partecipanti alla discussione. Da parte di tutti è stata ribadita la massima disponibilità a collaborare con gli imprenditori e ad alimentare un dialogo proficuo per affrontare le criticità che affliggono il sistema produttivo pratese, dalla concorrenza sleale al lavoro nero, dal sommerso alla pirateria, fino alla contraffazione. Far sì che loro comprendano bene qual è il nostro ruolo nel territorio e per noi comprendere bene quali sono le potenzialità che hanno per garantire uno sviluppo legale è molto importante. Più un fenomeno è strutturato, più uno lo deve affrontare in maniera complessa e noi appunto ci dirigiamo verso casi di frode, evasione strutturata e in questo caso appunto nei confronti dei soggetti che non emergono e quindi frodano il fisco completamente. Tornando ai dati, il comandante Zamponi ha snocciolato alcuni numeri relativi all'impegno dei carabinieri nei controlli all'interno delle aziende. Nel 2022 abbiamo ottenuto risultati comunque significativi, nel senso che sono state comunque sospese 96 attività commerciali imprenditoriali. Sono state comminate sanzioni, 300 sanzioni per un totale di oltre 1.400.000 euro. Le stazioni dei carabinieri sono centri di ascolto, così come gli uffici della questura, impegnata 365 giorni l'anno nel supportare anche la parte imprenditoriale della città. La pandemia si è sposata e si sposa con delle difficoltà economiche molto forti. Le aziende possono essere oggetto di attenzioni, di appetiti da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, per esempio. Per gli imprenditori che notano qualcosa che non va, possono tranquillamente trovare assistenza, ascolto ed assistenza presso i nostri uffici. Per i minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio è necessario almeno un hub di prima accoglienza per ogni regione, anche in Toscana. Una struttura che possa garantire un adeguato collocamento urgente non solo nelle aree di sbarco, ma anche nelle città metropolitane e nei territori che negli ultimi anni hanno rilevato un aumento di arrivi. È in sintesi questo che il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, in quanto delegato ANCI Immigrazione, ha chiesto al ministro Piantedosi già lo scorso dicembre, che ha rilanciato con forza. Biffoni definisce incomprensibile la contrarietà espressa dalla Assessore regionale Spinelli al riguardo dei centri di prima accoglienza. Sono certo che vi sia un fraintendimento, afferma Biffoni, che conclude: rischiamo altrimenti di avere dei minori non adeguatamente seguiti, con le terribili conseguenze sociali che tutti conosciamo. Partono i lavori sulla direttissima, previste interruzioni lungo la linea ferroviaria Prato-Bologna. Le opere si protrarranno per quasi un anno. I sindaci della Vallata chiedono più treni e l'istituzione di 3 nuove fermate alla Briglia, Carmignanello e Terrigoli.
Dopo un anno di stop riprenderanno il prossimo fine settimana i lavori di potenziamento della direttissima, la linea ferroviaria Prato-Bologna, interessata da imponenti opere di adeguamento agli standard europei per il traffico merci a cura di RFI. Per quasi un anno, dal 21 gennaio fino al 12 novembre 2023, Trenitalia ha dunque varato un calendario di interruzione della linea e di bus sostitutivi. Rispetto al 2020 ci sono due novità che dovrebbero limitare i disagi. I lavori questa volta non interesseranno il tratto tra Prato e Vernio, ma quello emiliano. Inoltre, l'orario di sospensione del passaggio dei treni sulla direttissima Prato-Bologna, nei giorni feriali, è stato accorciato a 4 ore giornaliere anziché 7. Da lunedì al venerdì i treni non circoleranno dalle ore 9 alle ore 13, una fascia nella quale i passeggeri Prato-Bologna dovranno utilizzare l'autobus sostitutivo, mettendo in conto un viaggio di circa 2 ore anziché 1 ora e 12 minuti, oppure recarsi a Firenze per prendere il Frecciarossa. Nei weekend le interruzioni necessarie ai lavori riguarderanno il tratto Pianoro-Prato e avranno un orario più esteso di 31 ore continuative, dalle 9.30 del sabato fino alle 16.30 della domenica. Il servizio sarà regolare in alcuni weekend, compresi i ponti di Pasqua e del 2 giugno. Discorso a parte per il periodo estivo, quando a causa dei lavori ci sarà una lunga interruzione continuativa della tratta tra Pianoro e Vernio, con piccole finestre di transito in brevi tratte appenniniche. Il 2023 sarà anche l'anno dell'adeguamento delle stazioni di Vernio, Vaiano e Prato per consentire la piena fruizione ai disabili, con l'innalzamento dei marciapiedi dei binari a livello dei treni e nel caso delle stazioni valbisentine saranno installati gli ascensori per l'accesso ai binari. A Vaiano sarà anche l'occasione per ridisegnare la piazza di accesso e i parcheggi della stazione. I sindaci della Vallata spingono con la regione per ottenere da RFI un servizio più frequente di collegamento ferroviario con Prato, anche attraverso 3 nuove fermate da istituire alla Briglia, Carmignanello e Terrigoli. Un sistema più leggero, con le pensiline, in modo da, soprattutto in certi orari, poter intercettare il flusso della comunità che potrebbe accedere alle fermate. Contiamo di avere, avevamo chiesto un incontro in regione per riuscire a ottenere una sperimentazione, la possibilità, cioè di avere, visto che i lavori non sono sulla tratta Vernio-Prato, di poter avere un treno che magari mi fa la spola a intermittenza tra Vernio e Prato in modo da collegare maggiormente il Val di Bisenzio a Prato. Per una nuova ondata di maltempo è scattata l'allerta di codice giallo per il territorio pratese per rischio idrogeologico idraulico fino alla mezzanotte di domani. È previsto anche il rischio neve da mezzanotte di oggi alle 20 di domani con possibili accumuli al suolo a quote collinari. A tal proposito il comune di Prato rende noto che sono state chiuse le piste ciclabili. Riuso e riciclo fanno squadra per il futuro del tessile. Accordo tra Coretex e Astri, verrà costituito un tavolo di coordinamento per dare un'unica voce al settore. Un protocollo di intesa per promuovere le strategie di riuso e di riciclo nel tessile per affrontare in maniera congiunta le sfide future del settore e per organizzare un lavoro condiviso di indirizzo a livello normativo su scala locale, nazionale ed europea. È quanto siglato da Astri, Associazione Tessile e Riciclato Italiana, e dal Corertex, il consorzio per il riuso e il riciclo tessile. A firmare il documento sono stati due presidenti, Fabrizio Tesi e Raffaello De Salvo. L'idea di fondo è quella di dare forza e voce al distretto attraverso l'attività congiunta di due realtà che ormai hanno raggiunto una connotazione nazionale nel mondo del tessile. Come scritto nell'accordo, si vogliono sviluppare progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nella produzione di rifiuti tessili, favorendo il loro recupero e riutilizzo. E poi si vuole promuovere l'adozione di normative regolamentari autorizzative volte al recupero, il riciclo e il riuso degli scarti della produzione tessile e dei cicli di post-consumo. Consideriamo questo protocollo insieme ad Astri fondamentale e strategico, poiché siamo anelli di una stessa catena, diciamo, se non c'è l'uno non esiste l'altro e viceversa. Quindi è fondamentale anche l'istruzione rispetto a come gestire tutti questi indumenti usati. L'Europa alla fine ci ha chiesto di puntare sul riuso e riciclo e noi siamo già adoperati, poiché facciamo economia circolare fin dal 1850. La prima azione concreta derivante dalla firma del protocollo d'intesa è la costituzione di un tavolo di coordinamento formato da rappresentanti di entrambe le realtà che si riunirà a cadenza periodica. Qui si pianificheranno le azioni congiunte, si verificheranno i risultati ottenuti e ci si avvarrà anche delle competenze di professionisti per lo sviluppo dei singoli soggetti. Noi dobbiamo in qualche maniera affrontare, diciamo, le difficoltà
sotto tanti punti di vista. Rammento sempre i decreti normativi sull'End West, che sono ancora da risolvere, ma anche grandi opportunità che soprattutto arrivano dall'Europa. Diciamo, i 27 Stati membri oggi sono avanti a tutto il mondo per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, e questo potrebbe essere per Prato una grande opportunità se gestita bene. Cattolici, protestanti e ortodossi di Prato in preghiera per l'unità dei cristiani. L'appuntamento si rinnova con la speranza di riuscire ad allargare ogni anno di più la presenza dei fratelli e delle sorelle di fede in Cristo. È il proposito che anche nel 2023 anima Don Petre Tamas, responsabile della Commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, in vista delle iniziative per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. L'iniziativa promossa a Prato si tiene domani alle 21 nella chiesa di Sant'Agostino. In programma c'è una veglia ecumenica aperta a tutti, sarà presente anche il vescovo Giovanni Nervini. È stata celebrata anche a Prato la festa di Sant'Antonio Abate nel segno della tradizione. A Prato la devozione e il culto per Sant'Antonio Abate si manifestano con due riti tradizionali molto amati dai fedeli, panini benedetti e la benedizione degli animali. Oggi, giorno della festa, alle 10.30, è stata celebrata la messa nella chiesa di San Francesco e al termine si è svolta la benedizione degli animali. Tradizione consolidata anche all'ospedale Santo Stefano, dove le volontarie della sezione femminile della Misericordia e il Centro per i diritti del malato hanno distribuito panini benedetti ai degenti. Anche quest'anno, grazie alla sezione femminile della Misericordia, siamo riusciti a portare avanti questa tradizione molto sentita da pratesi e molto sentita anche in particolar modo dai pratesi ricoverati in ospedale. Quindi l'azienda ha condiviso con noi questa iniziativa ormai da alcuni anni e cerchiamo di portare un momento di gioia, diciamo, un momento di felicità, un momento di distrazione all'interno dei reparti. Abbiamo potuto, diciamo, realizzare l'iniziativa che ormai facciamo da tantissimi anni, che è la consegna dei panini di Sant'Antonio ai degenti, previa benedizione, sempre nella cappella dell'ospedale. E quindi siamo contenti, come sezione femminile siamo veramente contenti di poter realizzare anche quest'anno questa iniziativa. Oggi nei forni della città erano in vendita i tradizionali panini dolci di Sant'Antonio, ma gli appuntamenti legati a questa festa proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sabato all'oratorio di Sant'Antonio Abate, alla Villa del Mulinaccio a Vaiano, celebrazione della messa alle 15 e benedizione degli animali. Il giorno successivo, nella Badia di San Salvatore, distribuzione dei panini benedetti al termine delle messe. A Capezzana, domenica, nel piazzale dell'azienda Guarducci, accanto alla chiesa, sarà celebrata la messa con benedizione degli animali. Un episodio rimasto indelebile nella memoria di Monte Murlesi. Con queste parole il sindaco Simone Calamai ha ricordato il maggiore Carlo Stoppani, il tenente Paolo Dutto e il maresciallo Cesare Nieri, che 31 anni fa, l'8 gennaio del 1992, persero la vita nell'incidente aereo sul Monte Javello. Al Parco della Pace di Via Deledda, dove si trova il monumento commemorativo, si è svolta la cerimonia in ricordo delle vittime della Lira 35, l'aereo a bordo del quale viaggiavano gli aviatori appartenenti alla 46esima Brigata di Pisa. Per l'occasione il prefetto Adriana Cogode e il sindaco Calamai hanno deposto un omaggio floreale al monumento in ricordo delle vittime. Il primo incontro dell'anno con i TE di Toscana oggi a Prato sarà nel segno di Giorgio La Pira e del suo amore per i giovani. Domani alle 16 nel complesso di San Domenico saranno il vescovo Giovanni Nervini e il giornalista Claudio Turrini a parlare del sindaco santo. Entrambi cresciuti all'Opera per la Gioventù condivideranno ricordi e storie personali legate alla Pira. Turrini è inoltre autore, insieme a Giovanni Spinoso, di una corposa pubblicazione dedicata all'ex sindaco di Firenze, mentre il vescovo Nervini ha maturato la propria vocazione sacerdotale proprio come educatore all'interno dell'esperienza lapiriana ed è stato chiamato a tracciare un ricordo di quella esperienza. Alla via la rassegna Musei in Scena, tutto esaurito per il primo appuntamento al Museo dell'Archeologia di Artimino. Da piccola ho sempre sognato di fare l'archeologa, di fare questi viaggi in terre lontane, lontanissime. E una volta lì, poi dopo mille avventure, trovare finalmente un oggetto antico, prezioso e salvarlo. Sono davvero entrati nel museo, nell'affascinante mondo dell'archeologia, attraverso l'emozione e i tanti spettatori che hanno partecipato al primo appuntamento di Musei in Scena, la nuova iniziativa della rete Musei di Prato, che insieme a Teatro Metro Popolare ha realizzato un calendario da gennaio a maggio di letture teatralizzate degli 8 musei.
Sul palco Giulia Iazzi, che ha interpretato il Museo Archeologico con la regia di Livia Gionfrida e Alice Chiari al violoncello. Insieme hanno trascinato il pubblico in un breve ma intenso viaggio nel passato, alla scoperta di storie e personaggi capaci di arricchire la nostra conoscenza del mondo. Dalla passione del padre dell'archeologia carminianese Francesco Nicosia alle incredibili avventure di Indiana Jones, l'incontro del Teatro Metropopolare con il Museo di Artimino ha dato forma di fronte agli spettatori a una nuova dimensione di approccio al museo. L'avete mai visto voi Indiana Jones scavare? No, dico proprio scavare con la pala, il piccone, la carriola per portare via detriti, la cazzuola. Questo è un bellissimo progetto, una straordinaria opportunità per la mia compagnia Teatro Metropopolare di sperimentarci e di conoscere anche una parte importante del territorio, che sono questi 8 musei preziosissimi che abbiamo avuto appunto l'opportunità di conoscere, di studiare a partire da settembre, e per ognuno di questi musei abbiamo pensato di costruire una dedica e condividerla insieme al pubblico. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 29 gennaio alle 15:30 e sarà dedicato al Museo Artengo Soffici e del Novecento Italiano di Poggio a Caiano. Siamo allo sport. La vittoria sofferta contro la Bagnolese ha portato 3 punti al Prato, ma anche conseguenze disciplinari. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per un turno il tecnico Lucio Brando per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo dei componenti della panchina ospite. Stop di 2 turni invece per il difensore Colombini, che è stato espulso domenica scorsa per aver spintonato un avversario a gioco fermo. Col Forlì domenica prossima mancheranno anche il centrocampista Prilli, che era diffidato ed ha rimediato un giallo, e Quassì, che deve scontare l'ultimo dei 3 turni di squalifica rimediati dopo l'espulsione con lo Scandicci. Ricordiamo peraltro che alle 21:20 questa sera manderemo in onda proprio la partita tra la Bagnolese e il Prato. E siamo arrivati al momento dell'agenda, vediamo quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Domani alle 16 presso il complesso di San Domenico, nell'ambito dei Tè di Toscana Oggi, incontro con il vescovo Giovanni Nerbini e il giornalista Claudio Turrini, incentrato sulla figura di Giorgio Lapira. Alle 18:30 al Centro Pecci, incontro e presentazione del libro Alto Parlare di Bruno Corà, direttore del Centro Pecci dal 1995 al 2002, che dialogherà con l'attuale direttore del museo, Stefano Collicelli Cagol. E vi lasciamo al meteo, a seguire intorno alle 9 con l'intervista realizzata da Dario Zona al procuratore Nicolosi all'indomani della cattura di Matteo Messina Denaro. Per stasera è davvero tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale.
Tuscania, la qualità del pulito. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione sinottica attesa per la giornata di domani ci mostra un flusso d'aria piuttosto fredda di origine artica marittima, una serie di fronti che porteranno nevicate anche a quote basse, non soltanto sull'Italia settentrionale ma anche su parte della Toscana. Andiamo a vedere quindi le condizioni meteo attese per la giornata di domani. Irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco in mattinata, neve oltre 600-900 metri di quota, venti forti occidentali, mari agitati, temperature minime in lieve diminuzione. Nel pomeriggio ancora condizioni di spiccata variabilità con rovesci e piogge sparse, neve che scenderà di quota fin verso i 500 metri, generalmente comunque cadrà intorno ai 500-800 metri di quota. Venti forti occidentali, mari ancora agitati, temperature massime in diminuzione, più sensibile sui settori centro-settentrionali. Uno sguardo alla giornata di giovedì, giornata fredda e instabile, in mattinata molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari, abbiamo indicato 400-500 metri, ma localmente anche più in basso laddove più intensi risulteranno i rovesci. Venti moderati di maestrale, mari mossi, temperature minime in deciso calo. Nel pomeriggio ancora residua instabilità, nuvolosità irregolare a tratti consistente con possibilità di nevicate a quote collinari 300-400 metri, più probabili però sui settori interni centro-meridionali e sull'Appennino orientale. Venti moderati settentrionali, mari a tratti ancora molto mossi, temperature massime in sensibile diminuzione intorno ai 4-7 gradi in Toscana. Bene, con questo ho concluso. Buona serata a tutti.